Buon Pomeriggio a tutti e benvenuti. Mi chiamo Gabriele Grassi e sarò il moderatore di questa giornata. Come potete vedere dal mio auricolare, siamo tutti in collegamento per questioni di sicurezza. E ora vi presento brevemente i nostri ospiti. Abbiamo con noi in questa giornata Enrico Grassi, presidente di Beme Elettrico 80, Vittorio Cavirani, vicepresidente di Beme di Elettrico 80 e Alessandro Spadini, direttore di stabilimento di Barilla Parma. Direi di iniziare con questa prima domanda, così anche di un po' di presentazione, rivolta al Presidente Enrico Grassi, che è spesso caratterizzato da una frase molto forte. La frase dice che tutto si può fermare tranne la forza di un sogno. E quindi la domanda è proprio questa. Barilla, è stato un sogno per Elettrico 80? Diciamo che qualsiasi cosa che si faccia parte sempre da un sogno. Noi il nostro sogno era di integrare le fabbriche, di integrare i processi produttivi con la logistica e le spedizioni, tracciando tutti i movimenti senza errori. Abbiamo cominciato a fare questo nel 1992, quando eravamo alle Braghette Corte, e abbiamo continuato con questo sogno. E da qualche anno, quando si parla di fabbrica 4.0, è successo una cosa bellissima, che con alcuni clienti abbiamo stretto dei rapporti molto stretti, uno di questi è Barilla, e ci siamo accorti che le fabbriche integrate impattano pesantemente con la sostenibilità del nostro modo di essere, del nostro modo di vivere. E penso che oggi con il signor Spadini, che è qua con noi, avremo la prova tangibile che quello... Che è successo in questi anni è veramente una cosa straordinaria bene adesso invece una domanda sempre legata a quella che abbiamo fatto al presidente Enrico Grassi è per Vittorio Cavirani e la domanda è questo sogno quanto è stato e se è stato molto impegnativo da realizzare tecnicamente è stato un sogno realizzato impegnativo perché abbiamo dovuto soddisfare le esigenze produttive di una fabbrica la più importante della barilla nel nord Italia, ma direi in Italia, quindi mantenere costante la produzione e le vendite pur creando questo grande cambiamento nel rinnovamento della, della stessa. Eh, questo ha comportato molta sinergia con il cliente, collaborazione. Questo nello stesso tempo è stata una sfida eh, importante e due abbiamo capito anche noi quanto i nostri sistemi, così come direi freeway, elastici, con la possibilità di adeguarsi a necessità diverse che sopraggiungono nei cambiamenti, ci permettono non solo di progettare dei greenfield, quindi fabbriche completamente nuove, dove è più facile, ma anche adeguare le fabbriche esistenti ai cambiamenti che richiedono oggi il mercato. Bene, signori, dopo questo primo approccio da parte di Elettrico 80, tutti noi sappiamo che Barilla è da tempo impegnata a garantire il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Grazie anche alla Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition, che studia il cibo nella sua dimensione ambientale, sociale ed economica. E quindi da qui ne deriva una domanda per Alessandro Spadini. Questo modo di pensare ed agire si coniuga con il concetto di smart factory, ossia con l'implementazione di soluzioni logistiche integrate e digitali. E questo quanto contribuisce a migliorare il contesto in cui viviamo? Buon pomeriggio e innanzitutto grazie per l'invito a partecipare a questa tavola rotonda. Sì, in effetti Barilla è da sempre impegnata nella sostenibilità ambientale e sociale e grazie anche agli studi del Barilla Center for Food and Nutrition che Gabriele ha appena richiamato, abbiamo la consapevolezza che una filiera alimentare sostenibile può essere ottenuta solo guardando nel suo complesso l'intera filiera e quindi guardandone all'integrazione tra le varie singole fasi. Non ci si può concentrare solo su una singola fase, ma è il tutto che riesce a portare a dei livelli di sostenibilità superiori rispetto al passato. In questo caso la fabbrica integrata riveste quindi per noi un significato che va ben al di là dell'efficienza della fabbrica, ma è un tassello fondamentale per ottenere questa filiera molto più sostenibile che in passato. Eh, bene signori, dopo queste tre prime domande e questa mh, prima presentazione io direi di lanciare un contenuto video che ci fa vedere eh, quello che è lo stabilimento, lo stato dell'arte attuale dell'intralogistica applicata allo stabilimento di Barilla per poi proseguire e verticalizzare più su eh, argomenti specifici la nostra discussione eh, di dopo. you <music> Dopo aver visto questa esplosione tecnologica iniziamo, proseguiamo col nostro discorso verticalizzando un attimino su argomenti più specifici. Eh, uno dei temi eh, più trattati quando si parla di sostenibilità è il carbon footprint sicuramente, anche dei più delicati. Eh, L'applicazione di soluzioni intralogistiche, come ha influito su questo aspetto Alessandro? Ma sicuramente ha influito in maniera notevole e non ne ha influito come un sottoprodotto di un'automazione, ma eh, l'impatto è stato progettato, l'impatto è stato, diciamo, voluto e vi do un'anticipazione che è quella che i risultati acquisiti sono decisamente migliori a quelli che erano le aspettative. Eh, voglio spiegare un po' meglio, cioè nel senso che l'applicazione di eh, impianti altamente automatizzati, flessibili ci consente di essere assolutamente ritagliati e adeguati senza ridondanze su quelle che sono le esigenze e gli utilizzi della fabbrica e questo già comporta un minore dispendio di energie. La seconda direttrice importante è quella dell'adozione anche di componenti che sono significativamente più efficienti in termini di consumi energetici e di impatto ambientale rispetto a quelli passati. La terza direttrice, che comunque è una parte sostanziale di questo progetto, è ancora una volta avere considerato un'integrazione complessiva e sistemica del progetto e non solo una singola fase. Cosa voglio dire? Voglio dire che questo progetto ci ha consentito di aumentare notevolmente le nostre capacità di stoccaggio garantendo quindi il rientro da tutta una serie di magazzini ausiliari che hanno tolto dalle strade migliaia e migliaia di camion che spolavano i nostri prodotti dalla produzione ai magazzini ausiliari e poi dopo agli app distributivi. Quindi nel complesso questa è stata una, diciamo, una prova virtuosa di quanto la nuova tecnologia, sebbene utilizzata, consente di agire anche delle leve che impattano direttamente e significativamente l'impatto ambientale. Grazie per la tua risposta Alessandro, direi più che esaustiva. Mi inoltro ancora un po' in questo argomento, abbiamo visto anche nel video di prima um, molte macchine in movimento, queste macchine che noi chiamiamo laser guided vehicle, veicoli a guida laser. E quindi adesso un approfondimento con vittorio. Qui in Barilla credo che ne abbiamo più di 100 o circa un centinaio. E quanto conta il software per la gestione del traffico di queste macchine all'interno di uno stabilimento? Ma è fondamentale, fondamentale perché questi sono dei robot mobili ma quello che permette di avere efficienza è la gestione, quindi è il software che permette a loro di essere il momento, nel posto giusto nel momento che serve, senza attese. E come dicevamo, noi non produciamo dei robot, ma produciamo delle fabbriche e vendiamo dell'efficienza, quindi le macchine i robot sono un tramite per creare questo, ma il software è quello che governa tutto in una fabbrica, è quello che permette di raggiungere efficienze, di ottimizzare anche i costi dell'energia e di, di, pro, di, di fare l'insieme delle, delle attività organizzate. Quindi il software e l'organizzazione è quello che permette l'efficienza dei robot. Faccio un passaggio eh, ancora prima adesso. Ma l'idea di queste macchine, e questa domanda è rivolta al Presidente Enrico Grassi, da dove arriva e quando nasce? Questa idea nasce da una conoscenza avuta a fine anni '80 in Israele da un maggiore dell'aeronautica che è il responsabile allora della Jaffa. E quando non faceva servizio militare, perché in Israele fino a 46 anni si fa qualche mese all'anno, mi ha insegnato eh, come funzionare il puntamento laser in un simulatore e mi aveva detto che fra qualche anno quella tecnologia lì veniva abbandonata perché nella, nel militare ne usciva una migliore e forse veniva utilizzata per l'industria. Casualmente nel 91, alla Tetrapack di Rubiera, dove noi facevamo i cablaggi, il direttore tecnico mi ha detto che era andato a vedere in Svezia su una pista di ghiaccio due carrelli che si muovevano non più filo guidati ma laser guidati e lì mi si è accesa la lampadina visto che c'era sempre eh, nel cassetto quello di integrare delle fabbriche eh, utilizzando dei sistemi flessibili sul filo guidato non ci abbiamo mai pensato ma sempre con la convinzione che noi a, a, eravamo anche dei tecnici molto molto esperti, specialmente Vittorio che non ha mai trovato il suo limite per fortuna che ormai andremo in pensione, spero di non trovarlo più nei prossimi anni io ho venduto il primo impianto senza neanche dirglielo, e dopo lui l'ha fatto e lì è cominciata nel 92 la nostra storia, eravamo 19 persone e oggi siamo quasi in mille bene Qui eh, possiamo capire che è, è un'esperienza di lunga durata quella sulla movimentazione automatizzata tramite veicoli a guida laser, grazie a questa risposta del Presidente Enrico Grassi. E ci addentriamo ancora sul tema della sostenibilità e adesso, come abbiamo potuto vedere prima anche nel video, Abbiamo visto un sistema di palettizzazione molto particolare, anche perché non erano presenti i pallet, i bancali di legno. E a questo riguardo chiedo a Alessandro il perché di questa scelta. Sì, questa è una scelta innovativa, quantomeno per Barilla, e nasce anche in questo caso da una visione complessiva e integrata della nostra catena di fornitura. Allora, innanzitutto togliere il legno dai reparti produttivi significa togliere eh, un, un componente che potrebbe andare ad inquinare l'ambiente all'interno del quale noi produciamo i nostri prodotti e quindi di per sé è già una cosa buona eliminarlo. Ma non ci siamo limitati a questo eh, diciamo obiettivo, ma abbiamo proseguito e ci siamo resi conto che L'eliminazione del bancale di legno e la decisione di che tipo di bancale di legno mettere, molto più vicini al magazzino, molto più vicini alla spedizione, ci ha consentito anche di essere più accurati nella scelta del legno in funzione dei circuiti logistici di destinazione, riducendo le fasi di rilavorazione presenti nel magazzino. E poi togliere le, i bancali di legno e quindi gestire le casse nude chiamiamole, ha una terza potenziale opportunità che eh, stiamo sondando anche eh, insieme a Elettrico 80, che è quella di poter rendere disponibili questi colli di prodotto per eventuali azioni di picking automatico, dove il pallet sarebbe stato un inutile diciamo, orpello in questo caso. Quindi la possibilità anche eh, di gestire le palette senza il bancale di legno. Ci apre anche a un'opportunità di handling e di rilavorazione di, queste, di, queste, di questi colli in maniera del tutto automatica. Quindi, queste tre cose insieme, ancora una volta, ci portano a ribadire che l'integrazione di tante fasi della filiera e l'adozione di sistemi automatizzati. Mi viene da dire, adesso con un minimo di slancio di ottimismo, non ha limiti per l'applicazione di soluzioni innovative e sempre dedicati al miglioramento dell'efficienza e dell'impatto ambientale. Grazie per la tua risposta, Alessandro. Eh, ho ancora un'altra domanda. Abbiamo parlato di Carbon Footprint, abbiamo parlato della palettizzazione, della rimozione del legno nella paletizzazione, abbiamo tracciato un po' di storia di quelli che sono i veicoli a guida laser, della, del software della gestione del traffico e del software. E, tutto questo e molto altro racchiudono una parola, la parola è tracciabilità e la domanda è quanto è importante la tracciabilità per il consumatore fi, finale ma anche per la filiera interna all'azienda Alessandro. Sì, allora la tracciabilità per noi è fondamentale, ma non lo dice solo Barilla, se ricordiamo anche le linee guida per il raggiungimento dei 17 obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, la tracciabilità è considerata uno dei mezzi per avere filiere sostenibili e prodotti sicuri. Quindi per noi è di straordinaria importanza la tracciabilità, è declinata nella nostra, nel nostro contesto, tracciabilità per noi è fornire le informazioni giuste, corrette, e puntuali di tutti i nostri prodotti dal momento in cui noi riceviamo i nostri lotti di materie prime ai momenti in cui distribuiamo il nostro prodotto sugli scaffali. Quindi per noi la tracciabilità è fondamentale, lo è sempre stata, e in questo, diciamo, in questo progetto ha acquisito anche un'importanza e una valenza superiore, perché in questo caso noi, grazie all'adozione di questi sistemi non perdiamo di vista neanche un momento ogni singolo prodotto. Quindi questa tracciabilità completa per noi costituisce una delle leve principali per garantire e per assicurare ai nostri consumatori il diritto a prodotti nutrizionalmente non solo sicuri ma anche controllati. Grazie Alessandro. E, e qui invece ho una domanda per Vittorio. E, Vittorio, eh, come è stata l'evoluzione della tracciabilità? Quanto è stato impegnativo raggiungerla all'interno degli, degli stabilimenti dei nostri clienti, dello stabilimento di Barilla? E, e secondo te, qual è l'automazione che, che porta l'informazione all'interno della fabbrica eh, sono i carrelli? Come abbiamo detto il software è alla base eh, del controllo dei carrelli ma anche è anche alla base del controllo della rintracciabilità. Qualsiasi cosa che avviene all'interno di una fabbrica ma anche fuori della fabbrica è controllata attraverso un software che governa le persone e anche i robot. Quindi, quella è la più grande garanzia, in qualsiasi paura, momento o comunque particolari movimenti che avvengono all'interno della fabbrica tutto è controllato e avviene sotto un controllo di, una, di un software generale che, e questo anche dà poi ampie garanzie di avere un controllo efficiente sino alla spedizione de, degli automezzi dove anche lì tutti i pallet vengono controllati ma non è solo il pallet ma le singole scatole il prodotto che è all'interno delle singole scatole. E questo si fa solo attraverso software e sistemi di riconoscimento del singolo prodotto. Grazie Vittorio, e passo alla domanda successiva. E adesso parliamo di, di plastica e parliamo di riduzione della plastica. All'interno di questo sistema una macchina in particolare che si chiama silkworm e che serve per avvolgere il bancale di prodotto finito, è una protagonista forse in questa, in questa parola, in questa tipologia di riduzione. Alessandro, potresti dirci che risultati avete ottenuto riguardo alla riduzione della plastica? Sì, ancora una volta un risultato di eccellenza perché posso dire che grazie all'adozione del sistema che Gabriele ha appena menzionato eh. riusciamo non solo a gestire in maniera estremamente accurata l'utilizzo del nostro film estensibile, ma ne abbiamo anche significativamente ridotto i consumi mh. e posso portare in questo momento un risultato che all'inizio forse era fin troppo ambizioso. Comunque abbiamo ridotto di quasi il 30% il consumo del nostro film estensibile che avvolge i nostri prodotti. Quindi garantendo anche un, un impatto, non solo un risparmio economico, questo è evidente, ma anche un impatto positivo su quelli che sono eh, gli utilizzi della plastica e su quelli che sono anche gli indicatori di impatto ambientale come le emissioni di CO2. In questo caso stiamo parlando di eh, quasi 200 tonnellate all'anno di, minor, di minori emissioni di CO2 legate a questa fase di processo. Grazie Alessandro, una piccola parentesi, questo è un prodotto che è stato sviluppato diversi anni fa da Bema e poi dopo si è evoluto nel tempo ed è stato sempre più ottimizzato e qui eh, sicuramente il nostro presidente Enrico Grassi eh, c'entra qualcosa con lo sviluppo di questo prodotto. Presidente da dove e perché è arrivata l'idea di implementare una fasciatrice robotizzata? Sicuramente non è partito per risparmiare la plastica perché questo qua è venuto col conoscimento eh, della macchina e delle funzioni che un robot può dare e dell'utilizzo anche di una bobina più grande, infatti viene usata una bobina di altezza maggiore. Ma è nato perché io e Vittorio abbiamo sempre pensato che se vuoi garantire ai nostri clienti una vera assistenza tu devi produrre tutte le macchine che compongono la tua filiera, noi queste macchine qua le compravamo prima e infatti era eravamo sempre dei problemi perché non riusciamo mai poi dopo nel tempo a garantire l'assistenza e abbiamo detto visto che il nostro impianto è talmente grande dobbiamo fare tutte le macchine che compongono e così ci siamo messi a fare questa macchina come il controllo palette, il svolgitore, l'air picker in modo tale che l'elettrico 80 con la Bema che oggi posso annunciare che l'abbiamo acquisita al 100%, questo qua è stato un altro passaggio importante, noi garantiamo tutta la filiera del valore nei 25 anni a venire o 30 che utilizzano i nostri clienti, i nostri impianti con un'assistenza 24 ore su 24 puntuale e precisa e efficace. Bene, quindi... Eh, sostenibilità di filiera ma anche sostenibilità ambientale poi con questa scoperta avvenuta eh, nelle fasi successive alle invenzioni della macchina e che ci ha permesso di capire che ottimizzando quella che è eh, la qualità di imballaggio si ottimizzava anche quello che era il consumo del materiale plastico applicato al bancale un'altra domanda per Alessandro e eh, eh qui Continuiamo ancora il nostro percorso sul tema della sostenibilità e della sostenibilità della fabbrica del futuro, è il servizio, il post vendita. Noi oggi abbiamo parlato prima di carbon footprint, e abbiamo parlato di viaggi. I viaggi avvengono per lo spostamento delle merci, ma possono anche avvenire per lo spostamento delle persone. Comunque i viaggi sono e causano inquinamento. In Barilla credo che abbiamo a che fare con un post vendita estremamente digitale per certi aspetti e volevo chiedere a Alessandro qual è l'efficacia del post vendita e quindi del servizio digitale e come a suo parere impatta sul tema sostenibilità. Sì, anche questa è una voce assolutamente importante in un progetto eh, di, queste, di queste dimensioni. Ehm, faccio faccio un, una piccola parentesi, un piccolo preambolo prima di arrivare proprio alla, alla risposta puntuale alla domanda di Gabriele. E il preambolo è questo: ehm, Come avete avuto modo eh, insomma anche di percepire dal video, questo è un impianto eh, significativamente esteso e anche eh, molto molto importante nell'equazione diciamo, nell dell'efficienza e dell'efficacia di tutto il nostro processo produttivo. Non solo, ma questo è un impianto che è basato in maniera profondissima su componenti tecnologiche, hardware e software estremamente specifiche, estremamente anche evolute, eh, di cui, la, la, la cui competenza non è così immediatamente diciamo, acquisibile e quindi solo grazie... A una profonda collaborazione, proprio una partnership tra fornitore e cliente, ehm, siamo riusciti ad arrivare a un livello di gestione dell'impianto che ci consente di raggiungere eh, gli obiettivi prefissati. Quindi è arrivata naturalmente la necessità di stringere un patto per, per lungo tempo in cui ognuno deve cercare di fare al meglio il proprio mestiere con delle sovrapposizioni sinergiche. Quindi abbiamo anche diciamo, costruito un rapporto di collaborazione che veramente sfrutta le reciproche competenze per migliorare mese dopo mese le performance dell'impianto. Detto questo, noi abbiamo attivato una soluzione mista nella gestione di questo impianto anche attraverso servizi di elettrico 80 che si esplicano sia da remoto, quindi 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, c'è qualcuno che qui a Viano controlla cosa sta succedendo a qualche decina di chilometri di distanza, qualche forse stiamo arrivando vicino a 60-70 chilometri di distanza. E questo per noi è estremamente importante perché è un po' come l'occhio e l'orecchio di qualcuno che ci aiuta a percepire in anticipo alcuni segnali che l'impianto può dare. Ma data l'estensione e la numerosità dell'impianto, qualcosa anche di hardware andava, andava messo sul campo e quindi abbiamo optato per l'adozione di un servizio di embedded engineer eh, che presenta alcune persone di eh, Electric 80 direttamente in campo che si occupano di servizi e attività molto specifiche, ripeto, in collaborazione con il nostro personale che si occupa della gestione di altre attività di manutenzione sullo stesso impianto. Ecco, questa sinergia e questa collaborazione ha portato non solo alla presenza o remota o fisica direttamente sul posto. Per, per aggredire immediatamente le esigenze dell'impianto, ma ha portato a una continua retroazione dei segnali dell'impianto per migliorarne eh, l'efficacia, l'efficienza e, e la fruibilità anche da parte dei nostri servizi. Grazie Alessandro per la tua esaustiva risposta. E un ulteriore approfondimento, eh, abbiamo parlato di servizio digitale H24, una domanda che pongo a Vittorio, ovviamente noi siamo a, de a qualche decina di chilometri di distanza, ma questo è, essendo proprio digitale può essere applicato in ogni parte del mondo, anzi più siamo lontani più è fondamentale e chiederei a Vittorio proprio... Qual è l'efficacia di questo servizio di assistenza a distanza in percentuale sulla risoluzione dei problemi dei nostri clienti? Come giustamente dicevi, la, la distanza non è un problema perché oggi la comunicazione, ogni nostra macchina, quindi non solo il servizio 24 ore, che attraverso quello comunque l'80% dei problemi vengono risolti attraverso questo servizio, ma noi quello che vogliamo fare, che stiamo facendo, che in, esiste in Barilla ma in altre fabbriche collegate, è la manutenzione predittiva. Noi oggi dobbiamo essere dei consulenti per i nostri tecnici che sono nel mondo perché attraverso questo riusciamo a poter anticipare cause di fermata. Come diceva prima il dottor Spadini, eh, non è sufficiente oggi intervenire quando qualcosa si è fermato ma bisogna evitare che succeda, poter prevenire in modo... Tra l'altro, noi abbiamo anche il vantaggio che i nostri sistemi vengono studiati per non avere mai una macchina che causa un fermo totale della fabbrica, ma solo eventualmente un disagio. Quindi la manutenzione è predittiva, quindi tutte le nostre macchine sono collegate a un sistema centrale dalle quali noi riusciamo ad anticipare quelle che sono le cause di malfunzionamento che possono avvenire nel tempo. Grazie Vittorio. E... Ho un'altra domanda per Alessandro che riguarda uno dei temi forse più importanti, sono tutti importanti, ma questo lo è con un, un pizzico d'attenzione in più, forse non solo un pizzico. Stiamo parlando della sicurezza ed è così importante perché dalla sicurezza ne dipende anche la vita di una persona. La domanda è proprio questa. Un sistema intralogistico automatizzato di questo tipo, e se porta miglioramenti alla sicurezza, quali miglioramenti porta e anche per Barilla quanto è importante la sicurezza all'interno della fabbrica? Allora, per Barilla la, la sicurezza eh, è, è assolutamente la voce prioritaria nel eh, nostro agire quotidiano, quindi è importantissima. E mi piace eh, portare sempre un esempio, no? perché molto spesso quando si pensa a carrelli che si muovono da soli, eh, può essere controintuitivo immaginare che possano essere più sicuri di un carrello guidato da una persona. E tutte le volte che qualche visitatore viene all'interno del nostro stabilimento, faccio sempre la prova mettendolo eh, lungo i percorsi eh, delle navette laser guidate e... 100% delle volte la navetta si ferma, magari si avvicina all'ostacolo, alla persona, però non va mai a, a, diciamo, collidere con la persona. Questo mi porta a dire che in maniera estremamente significativa, sono dati insomma, un po' sensibili, quindi eh, ve, li, ve li tratteggio in maniera un po', un po' generale, ma abbiamo azzerato completamente non solo gli eventuali infortuni in quella fase di, di processo, ma anche i cosiddetti mancati infortuni. Sono quelli definiti in IRMIS quando si, si fanno le analisi degli indicatori di sicurezza. In questa fase noi non abbiamo più avuto un singolo incidente, ma non solo non abbiamo più avuto incidenti con le persone, che per noi è una cosa gravissima, ma non abbiamo più avuto incidenti anche tra carrelli e l'infrastruttura, quindi le scaffalature e quindi la, la, diciamo il resto dello stabilimento e non abbiamo avuto più incidenti nella manipolazione dei nostri prodotti. Quindi, ancora una volta, al di là degli aspetti economici, che sicuramente non sono trascurabili, siamo riusciti a ridurre l'impatto ambientale, siamo riusciti a migliorare la garanzia di qualità dei nostri prodotti spediti ai nostri clienti e siamo anche riusciti ad ottenere un ambiente significativamente più sicuro. Grazie, Alessandro. Eh elettricottante, ma la sicurezza è sempre stato un tema fondamentale, al punto anche di applicare sicurezze che vanno oltre quelle che sono le normative. E qui eh, ho un'altra domanda per Vittorio e la domanda è abbiamo in serbo ancora novità per quanto riguarda la sicurezza per il prossimo futuro, Vittorio? Sì, direi proprio di sì, diciamo che ci siamo sempre posti come azienda la sicurezza come obiettivo principale perché costruire delle macchine, dei robot mobili che si muovono in mezzo alle persone è veramente complesso, la sicurezza è stata alla base di tutta l'ingegnerizzazione della macchina e dei robot, però sappiamo anche, sapevo anche dire che dal punto di vista visivo una persona che è nascosta dietro una colonna non è rintracciabile da sistemi visivi. Quindi abbiamo sempre pensato, ma questo ci stiamo lavorando da almeno dieci anni, che l'unico modo era avere un riconoscimento, un GPS indoor, un sistema elettromagnetico che all'interno della fabbrica, consegnando un braccialetto alle singole persone o alle altre macchine che si muovono all'interno non riconosciute, noi potevamo... Riconoscere la direzione delle persone, il, movimento, il loro movimento, e anche il senso, la velocità con cui si spostano. Ecco, questo noi l'abbiamo realizzato. Oggi siamo in grado di dire che in futuro le nostre macchine, oltre a rispettare tutte le norme e vigenti in termini di sicurezza con sistemi visivi, ottici all'ASA, ma addirittura di poter riconoscere le persone anche se si trovano in situazioni di possibile rischio ma non visibili dall'occhio umano ma da nessun occhio umano. Questo è un investimento che abbiamo fatto di ricerca per tanti anni proprio per poter in futuro permetterci di aumentare il livello di sicurezza delle nostre fabbriche. Grazie Vittorio, e siamo verso la conclusione e c'è una frase molto interessante che vorrei citarvi, la frase dice che le macchine rappresentano il come ma le persone rappresentano il perché. Proprio per questo motivo una domanda rivolta a Alessandro che riguarda le persone, l'implementazione di una smart factory. Questa, questo investimento tecnologico, cosa comporta dal punto di vista occupazionale, formativo e cosa comporta sul futuro delle persone che partecipano alla vita della fabbrica. Grazie. Sì, l'impatto della tecnologia e dell'automazione in particolare sui ruoli di fabbrica è sicuramente estremamente importante e per certi versi è ancora qualcosa di dibattuto, eh, in quanto viene abbastanza naturale pensare all'equazione automazione uguale perdita di posti di lavoro. Nella implementazione di questo progetto e soprattutto nella fase di studio di questo progetto, noi abbiamo preferito mettere in campo l'equazione automazione uguale nuovi ruoli o crescita dei ruoli di fabbrica. Sicuramente nessuno vuole con questo mettere in dubbio che una certa parte di automazione toglierà tanti ruoli transazionali all'interno delle nostre fabbriche e mi piace in questo contesto ricordare un passaggio eh, di un saggio di un economista eh, Marco Magnani che ho recentemente letto che ricorda la teoria che associa la Grande Depressione al passaggio del trasporto a cavalli al trasporto con le automobili, cioè in quella fase sembrerebbe che la perdita di valore dei mercati, dei foraggi piuttosto che di tutti i ruoli e dei mestieri legati al trasporto a cavalli fosse un po' la genesi di questa grande depressione. Per dire che una. In rivoluzione tecnologica come quella che stiamo vivendo in questo momento può in maniera estremamente significativa impattare sul numero e sui contenuti dei ruoli di fabbrica. Nel nostro caso, noi abbiamo cercato di fare evolvere questi ruoli, eh, diciamo, coinvolgendo le persone in percorsi di crescita professionale grazie al training, ancora una volta, grazie alla collaborazione con Elettrico 80, che ha messo a disposizione certe competenze vitali per questi nuovi ruoli in modo da dare una continuità di passaggio non solo all'automazione, ma anche alle persone di fabbrica, che in questo modo si sono, diciamo, rinfrescate, eh, hanno trovato una nuova collocazione all'interno di una fabbrica molto più automatizzata. Quindi senza negare che questo impatto sociale può avere quantomeno nella prima fase della rivoluzione tecnologica un impatto significativo per quanto riguarda questo progetto, noi abbiamo gestito con grande attenzione, soprattutto con grande anticipo, questa trasformazione, facendo in modo che nessuna delle nostre persone rimanesse fuori dal, dagli obiettivi di questo progetto. Grazie, Alessandro, per questa risposta. Da una risposta come questa capiamo sicuramente che è un lavoro che cambia. E che cambia grazie alla rivoluzione tecnologica ma non abbiamo la certezza precisa nel lungo periodo né di una diminuzione né di un aumento, cambiano le competenze. E ricordiamoci anche che mh, ci sono vari tipi di automazione, in questo contesto preciso quella di fabbrica è un'automazione che a volte va anche a eliminare alcuni ruoli di lavori fisici molto faticosi, eh, ma soprattutto, abbiamo, ne abbiamo già parlato prima, eh, anche il punto della sicurezza diventa fondamentale perché ovviamente questi sistemi hanno dei sistemi di sicurezza che sono completamente diversi da quella che è la, deci la decisionalità operativa che si ha all'interno della fabbrica in alcuni contesti di movimentazioni per esempio. E, mh, Adesso, proprio perché abbiamo toccato l'argomento persone, eh, chiuderei questa domanda eh, con un intervento del Presidente Enrico Grassi, che magari avrà il piacere di parlare eh, delle persone di Elettrico 80, dei giovani di Elettrico 80, che sono sicuramente eh, molto nominati eh, spesso eh, nei vari interventi che vengono fatti, e soprattutto quali valori vengono trasmessi a questi giovani e con questo presupposto ricordiamo anche che Elettrico 80B ma oggi contano circa 900 persone in crescita e tutti questi ragazzi hanno nuovi impieghi nuove occupazioni proprio nella creazione di questi sistemi come anche in tante altre aziende tecnologiche. Previ. Bene, i giovani vanno amati, io amo i giovani forse perché da giovane sono stato amato anch'io. Questo ci permette di essere umili nell'ascoltarli e saggi nell'insegnarli. Questo è un passaggio fondamentale. Io invito tutti gli imprenditori a investire con umiltà, vuol dire subito, sui giovani a breve, perché con saggezza a lungo si recupera e vi posso garantire che è così. Noi abbiamo investito nei giovani a partire dal 1992 quando eravamo solamente 19 persone e abbiamo deciso di diventare dei costruttori facendo il primo sistema alas integrato in una fabbrica Costa Plus del gruppo Costa di Trento. Siamo andati a Castelnuovo Monti, abbiamo fatto un accordo con il Rettore e da lì è partita un'avventura bellissima perché oltre a diplomati che sono venuti altri sono andati all'Università, a Parma, a Bologna, a Passaparola, in poche parole, oggi lavoriamo con tutte le città d'Italia, da Torino a Bari e a Gracovia, dove abbiamo 75 persone, a Monterrey in Messico, dove ne abbiamo 40. I giovani è sono un'ossatura fondamentale, per, penso, per tutte le aziende, e non si può pensare di avere un paese moderno se non si crede a, ai giovani. Noi oggi siamo molto fortunati perché io e Vittorio abbiamo investito sui giorni dando dei valori, dando anche degli esempi forti, non siamo leggeri quando è il momento, ma siamo disponibili all'ascolto sempre. Nostra, nel nostro futuro abbiamo di aumentare il nostro fatturato a 500 milioni entro il 2024, vuol dire che nel 2021, 2022 e 2023 Abbiamo bisogno di altri 300 giovani per arrivare a soddisfare questo volume d'affari e assistere i nostri clienti di tutto il mondo. E allora, quelli che ascolteranno questo intervento di oggi ci possono chiamare, che noi siamo contenti di ascoltarli. Grazie, Presidente. Eh, abbiamo visto. Anche come abbiamo avuto un assaggio di come impatta la tecnologia, o di come può impattare la tecnologia nel rigu riguardo a quello che è il personale di una fabbrica il personale esistente di una fabbrica. E, a questo punto. Io direi che possiamo fare una breve pausa per poi dopo aprire alla sezione di domande e risposte tra pochi minuti, e ricordando sempre il primo concetto che abbiamo espresso e che è stato eh, sicuramente anche amplificato da Alessandro ed Enrico, che eh, le macchine rappresentano il come, ma le persone rappresentano ancora il perché, in quanto creatività etica, ci sono diverse qualità di intuizione, ci sono diverse qualità importantissime che le macchine non sono ancora capaci di replicare ma che servono per la gestione di questi sistemi e per far sì che questi sistemi non abbiano solo un ruolo ehm, di operatività ma possono avere anche un ruolo nell'incrementare quella che è la sostenibilità per una fabbrica e per un mondo migliore nel futuro. Ci vediamo tra pochi minuti. Grazie. Adesso iniziamo la nostra sessione domande e risposte, ci fermeremo con voi ancora qualche decina di minuti. E stavo vedendo prima qui ai miei due apparecchi tecnologici sono arrivate diverse domande, sia per mail e poi dopo alcune anche per messaggio. Non riusciremo a rispondere a tutte, faremo una selezione. Vi chiedo scusa già in anticipo se filtrerò leggermente o modificherò alcune domande. Cercherò di non modificarne il senso e magari forse alcune le aggregherò anche, questo per risparmiare tempo e per essere più efficaci nelle risposte. Voglio anche ricordarvi... Che cercheremo di rispondere nei prossimi giorni a tutte le vostre domande, quindi mandateci anche il recapito mail, magari o se avete scritto un messaggio e non abbiamo il vostro contatto, scriveteci anche all'indirizzo mail che era già suggerito sui nostri social network riguardo all'evento e sugli inviti. E detto questo, io inizierei con una prima domanda che reputo abbastanza importante. L'ho vista prima in arrivo, la troviamo e questa domanda eh, ci chiede qual è il lavoro più pericoloso, quello che mette magari più a repentaglio la sicurezza all'interno di una fabbrica, qual è oggi o qual era in passato prima di un'automazione intralogistica. Io direi che per iniziare a rispondere a questa domanda probabilmente la persona più indicata è Alessandro e quindi adesso passo a lui la palla per la risposta a questa prima domanda. Sì, questa è una, una domanda alla quale la risposta può essere anche estremamente articolata perché dipende poi dai contesti, dalle diverse industrie, dalle diverse diciamo, complessità produttive e tecnologiche. Eh, facendo riferimento alla nostra esperienza, devo dire che due macro categorie eh, che sono eh, attività particolarmente rischiose, che sono state aggredite, e, eh, molto migliorate da questo investimento sono relative alla movimentazione manuale ripetuta dei carichi, quindi attività ripetitive e per certi versi anche abbastanza transazionali, e dall'altra parte invece il, eh, diciamo il destreggiarsi nel traffico veicolare, quindi la guida eh, molto molto eh, lunga e continuativa eh, di muletti con stoccaggi anche. Ad alta quota, insomma, diciamo nei, nei drive-in dei, dei nostri magazzini, comportavano sempre dei livelli di attenzione che eh, non sempre erano gestibili dalla, dalla, dalle persone che eh, dicavano, ehm, diciamo ehm, svolgevano questi compiti. Ecco queste, questo genere di attività. Eh, l'abbiamo quasi praticamente eliminato, quantomeno nel perimetro che è stato coinvolto dall'adozione di questo nuovo impianto, con grandissimi benefici a livello proprio di sicurezza delle persone, di riduzione dei rischi. Grazie Alessandro per la risposta a questa domanda. Come già ne, già ne abbiamo parlato prima, la sicurezza è, è sempre un tema molto importante, quindi eh, diciamo che ci tenevo a rispondere perché proprio eh, la vita umana è importantissima eh, e credo che tutte le fabbriche al mondo siano molto sensibili a questo tema, quindi, eh, che poi tra l'altro si può anche ampiamente approfondire. Qui non abbiamo il tempo, ma se ci fossero altre domande a riguardo siamo predisposti assolutamente a, a rispondere. Vediamo eh, un'altra domanda. Allora, una, mi permetterò di rispondere velocemente ad alcune domande che sono molto brevi, che magari sono arrivate nei messaggi come questa, così anche per creare qualche intermezzo. Ehm. Ci arriva un messaggio che ci chiede a un certo punto nel video si nota un ribaltatore per le scatole già paletizzate, a cosa serve? Bene, questo ribaltatore serve per cambiare la tipologia di bancale a un prodotto già esistente. È una domanda molto rapida, quindi su queste domande magari arrivo anche io su una risposta veloce per poi proseguire oltre. E poi dopo, vediamo, passo un po' tra i messaggi e le mail, voi perdonatemi se vi faccio attendere qualche secondo. Allora, ok, qui abbiamo una domanda, eh, in realtà ne sono arrivate più di una, proviamo a mettere insieme qualche concetto, eh, una domanda che chiede del peaking, Barilla fa peaking, come vede Barilla il peaking in futuro, è un peaking che viene fatto esternamente o anche internamente e poi dopo sempre a questa domanda, magari dopo la risposta di Alessandro mi collegherò direttamente a Vittorio per capire anche se ci sono strategie per il futuro proprio nei riguardi di questa parola che è peaking e che sicuramente è un argomento importante che in futuro può essere trattato. Il picking è importante e sta assumendo quantomeno nella nostra industria dei beni di largo consumo sempre più importanza. Picking per noi significa essere molto più vicini alle richieste dei clienti, clienti che stanno diventando molto variegati in termini di richieste dipendendo dalle geografie, dipendendo dai canali distributivi, quindi... Non sempre si riesce a spedire a un cliente un bancale intero di una singola referenza e quindi ci accogliamo l'onere eh, di, di, di rendere modulare la richiesta dell'ordine del cliente, quindi adattando il nostro flusso di preparazione degli ordini per fare in modo che eh, al cliente arriva, arrivi il numero di, di colli che il cliente chiede. Sempre di più... In particolare con l'evoluzione anche dei canali tipo e-commerce che tipicamente hanno dei volumi inferiori sulle singole richieste, ci porta a dire che il picking evolverà crescendo crescendo di importanza nel tempo. Grazie Alessandro, passerei anche la palla a a Vittorio Cavirani per sapere qual è il suo pensiero riguardo al picking e se stiamo studiando, se studieremo in futuro soluzioni innovative riguardo. Proprio di sì. Penso che questo è l'argomento più trattato ultimamente no? dalle aziende, tutti parliamo delle commer, come diceva, e stiamo tutti. Cercando di capire come sarà il futuro in questo campo, no? tutti vorremmo avere il cibo a casa direttamente consegnato. Ecco, io credo che e quindi noi stiamo studiando assolutamente sistemi innovativi, non, perché dobbiamo pensare che in questo settore poi c'è proprio l'interazione fra uomo e macchina, cioè quindi la sicurezza sarà ancora più importante. Ci sono persone che non sono adeguatamente addestrate a seguire, perché la sicurezza la si ottiene anche con l'addestramento delle persone, però insomma in sostanza io quello che credo che dovremmo lavorare a 360 gradi fra i centri di distribuzione e le aziende produttrici, in Barilla l'abbiamo già fatto e cercheremo di farlo anche con altri, è quello di capire esattamente cosa serve al mercato, di produrre nelle fabbriche in modo da ridurre le scorte, di essere più just in time con quello che chiede il mercato. Io credo che c'è un cambio epocale che sta avvenendo e bisogna coglierne l'opportunità per cambiare. Parlavamo prima di sostenibilità, di ridurre i viaggi, di ridurre scorte, di evitare che un prodotto venga imballato e sballato più volte nella, nella sua vita. Ecco, noi stiamo lavorando pensando come meglio fare queste cose e sicuramente, come ci Tra distinguere, cercheremo qualcosa di innovativo rispetto a quello che si fa ora. Grazie Vittorio che ci hai messo al corrente di quella che è l'attenzione anche delle, del gruppo elettrico Tante e Bema nei riguardi del picking e anche che hai collegato il picking con un discorso di sostenibilità. Come possiamo vedere questa parola rimbalza veramente su tanti e tanti argomenti. E tornando alle nostre domande, dopo darò ancora magari uno o due brevi risposte a alcuni messaggi. Vediamo anche le mail ne avevo visto un'altra interessante che si collegava al tema, giusto per cambiare anche un attimo alcuni argomenti e toccare una gamma più ampia e la riformulo un attimino rispetto a come è arrivata. E ci scrivono che se è Elettrico 80 e BEMA sono aziende molto attente al territorio, molto attente alle persone. E, e proprio per questo motivo la domanda è: tra l'altro forse calza anche un po' pennello, visto le news degli ultimi tempi all'interno dell'azienda è se sappiamo cos'è il Bicorp e se intendiamo eh, aderire a un procedimento per diventare B-Corp come azienda. E quindi qui passerei eh, velocemente la palla al Presidente Enrico Grassi eh, che ci può credo rispondere su questo tema. Beh, penso che i fatti eh, siano abbastanza chiari per tutti. Per tutti i giovani che lavorano in questa azienda i nostri clienti che ormai da più di 30 anni ci vengono a visitare, tranne in questo momento un po' particolare, noi abbiamo deciso eh, di investire sul territorio, non ci siamo mai spostati. Abbiamo riqualificato già due ceramiche eh, ferme da 20 anni, dove abbiamo aumentato le novità produttive. Ma parliamo di cose importanti. La terza la faremo a 10 km di verso la collina, a Carpineti, eh, dove un noto fornitore, dove siamo entrati in società che fa tutte le carpetterie dei nostri carrelli per avere la filiera cortissima, in modo tale da evitare più viaggi da fornitori diversi per assemblare un prodotto finito. Eh, diciamo che non c'è niente di più eh, entusiasmante di essere protagonisti nella sostenibilità di un territorio di collina dove normalmente eh, le persone se ne vanno per raggiungere poi il lavoro nelle grandi città. Questa zona è fortunata, adesso siamo fortunati noi azionisti perché abbiamo fidelizzato decine e decine e decine di giovani che oggi alcuni hanno 23-24 anni, alcuni hanno 45, ma per noi sono sempre giovani perché li abbiamo assunti 20 anni fa, il tempo, il tempo vola e penso che sia una grande opportunità per tutta la collina reggiana da Reggio Emilia al Cerreto avere eh, un'azienda che è caduta nel territorio e noi che siamo nati qua è una grande soddisfazione personale a non riuscire a pagare un caffè in ogni bar che ci fermiamo da qui al Cerreto. Da un nonno, una nonna, un papà, una mamma o un nostro dipendente io ho risparmiato un sacco di soldi in questi ultimi anni solo di caffè. Bene, il Bicorp ci stiamo lavorando. Non io personalmente ma da qualche mese se ne parla e noi lasciamo andare avanti e più ci addentriamo in, questo, in questa cosa vediamo che tante aziende multinazionali, la stessa Barilla ne farà eh, un suo percorso importante per arrivare al raggiungimento di questo obiettivo e noi come azienda diciamo, di impiantisti eh, faremo lo stesso percorso per essere pronti che i clienti che ci vogliono comprare saremo Bicorp come loro. Bene, grazie Presidente, sicuramente il Bicorp è una sfida importante per il futuro, e è un impegno. Eh, che raggiunto o non raggiunto comunque già l'iniziazione o l'impegno a diventare più sostenibili a 360 gradi nei confronti dell'ambiente, delle persone, eh, eccetera, eccetera, è sicuramente un argomento pregevole credo per tutti. Andiamo avanti con, tra l'altro scusate, eh, colgo l'occasione perché tutti siamo consapevoli che questo è un momento di difficoltà eh, a causa ovviamente di questo virus e quindi coglierei anche l'occasione proprio adesso che abbiamo appena parlato di persone per ringraziare tutti i ragazzi di Elettricottante e di Bema, che eh, grazie, grazie al loro sacrificio, essersi fermati all'estero presso le nostre filiali durante il momento di lockdown, o il momento diciamo di, di emergenza più importante, ci hanno permesso di proseguire e di dare continuità a quello che è il servizio a tutti i nostri clienti nel mondo e clienti internazionali, tra cui. I presenti sempre eh, vi è, ovviamente, anche Barilla, anche se era un po' più vicina logisticamente, diciamo. Proseguiamo con le domande. Allora, una eh, vediamo un po', l'avevo qui nei messaggi. Domanda veloce alla quale rispondiamo. L'infrastruttura informatica e gli applicativi sono in esecuzione su cluster virtuali. Diciamo che per rispondere velocemente poi potrebbe essere approfondita. Il nostro software è un software flessibile, quindi all'interno delle fabbriche dei nostri clienti potrebbero esserci installazioni di questo tipo ma anche installazioni fisiche proprio su server. Poi magari avremo occasione di approfondire questa argomentazione intanto dato una pre-risposta abbastanza rapida eh, per l'argomento, poi dopo vediamo, eh, ah qui ho una domanda che va mm, un attimino fuori tema, entra su un altro settore, eh, la domanda è, mm, la traduco dall'inglese, eh, la domanda che ci viene posta è: ci sono eh, nuove applicazioni eh, speciali per il tissue, o meglio eh, il settore cartario? Io passerei questa domanda al nostro presidente Enrico Grassi, che sicuramente ha la risposta pronta. Grazie. Sì. Abbiamo, usciremo con una macchina che abbiamo in test che eh, lo staff tecico con Vittorio l'hanno realizzato in questi, proprio in queste ore. Stiamo facendo i primi test, si chiama Unicorno. È eh, una macchina che può manipolare le bobine madri e sovrapporle senza stringerle nella sua circonferenza, ma, ma usando un sistema opposto che entra dentro l'anima. Questo permette di non rovinare la carta, di non ovalizzare le bobine di mettere a contatto le bobine nel magazzino, specialmente per il settore americano, evitare eh, il problema camino in caso di incendio, avendo anche gli sgravi assicurativi, ma soprattutto riusciamo a portare le bobine madri al converting e caricarle in automatico negli svolgitori, ma soprattutto riportare via l'anima che comunque pesa quasi 100 kg e portare in un posto completamente in automatico senza nessun utilizzo di eh, muletti manuali. Questo è stato un grande risultato che stiamo ottenendo grazie a Vittorio e al suo staff tecnico per la bellezza dei nostri venditori che avranno un argomento in più di andare sul mercato oltre alla sicurezza che abbiamo prima parlato prima del eh, controllare se sono, ci sono persone vicino a queste operazioni con macchine così pesanti. Grazie mille Presidente per la risposta. Eh, mi sento di ricordare anche molto brevemente che Elettrico 80 e Bema eh, godono di una leadership importante all'interno del settore cartario in tutto il mondo e eh, con. Eh, innovazioni estremamente importanti per il settore, questa è un'ulteriore innovazione in aggiunta, il settore della carta è un settore molto importante nonché ovviamente un bene di prima necessità, a non sprecarla e ad essere in sicurezza sicuramente ci possiamo reputarci un po' più sostenibili per il futuro. E passerei adesso a un'altra domanda, e credo sia arrivata nei messaggi. Vediamo anche, teniamo sempre controllata anche la mail, scusate. La domanda mh, alla quale andiamo a rispondere ora, magari sempre in due passaggi come abbiamo fatto poco fa, è, è, è esattamente la seguente. E ci chiedono mh, qual è la miglior strategia di movimentare eh, da un magazzino ad alta densità ai camion. È una domanda sicuramente un po' aperta, mi sentirei di passare la parola in primis a Alessandro. E poi dopo magari proseguire con Vittorio che ci racconterà eh, del carico camion che è un'applicazione con la quale noi entriamo nel camion con i carrelli LGV, attualmente e sfortunatamente non applicabile in tutti i campi a tutti i settori, ma so che siamo sempre al lavoro per migliorarci, per portare questa tecnologia e ampliarla sempre di più. Alessandro, a te la parola. Sì, eh... Premetto che non sono un esperto in questo campo e quindi do una risposta che deriva più dalla mia esperienza operativa, più che da un approfondimento funzionale specifico eh, di, di intralogistica interna. Eh, ecco, la mia esperienza dice che qualsiasi modo che non sia sufficientemente flessibile, quindi sia basato su uno schema rigido, presto o tardi eh, ti presenta il conto. E quindi la risposta è cercare di rendere sempre disaccoppiate le varie fasi di, di, diciamo di processo all'interno della movimentazione da, da un magazzino ad alta densità alle bocche di carico e soprattutto non avere dei vincoli fisici e quindi avere delle, delle soluzioni estremamente flessibili, estremamente adattabili perché i picchi eh, di flussi piuttosto che le, le, le mutate esigenze che possono eh, derivare da, da cambiamenti anche di mercato per certi versi sono affrontabili solo con queste tipologie molto flessibili di impianti. Grazie Alessandro, prima di passare la parola a Vittorio, magari un'ulteriore specifica su questo argomento. Abbiamo parlato di flessibilità, abbiamo parlato di non avere vincoli fisici. Adesso mi sto immaginando in questo momento la dimensione dello stabilimento di Barilla e sto provando a immaginare lo stabilimento di Barilla pieno di conveyor, pieno di trasporti motorizzati che sicuramente non possono avere la flessibilità dei nostri LGV. Credo anche che eh, probabilmente, e tu magari confermamelo se puoi appena ti ridarò la parola, eh, così tanti conveyori in, un in uno spazio così grande sicuramente, avrebbero sicuramente portato a un costo energetico più elevato, immagino, rispetto al costo energetico di, della movimentazione di un carrello guida laser che si muove quando c'è veramente bisogno che il carrello si muova e che trasporti il bancale da A, B, C o D. E a te la parola, Alessandro. Eh, Gabriele, credo che tu abbia centrato abbastanza una delle motivazioni principali eh, che ci ha portato all'implementazione di un progetto di questo tipo. Eh, mi spiego meglio: tipicamente eh, i, i sistemi di trasporto tradizionali basati su rulli motorizzati venivano dimensionati sui picchi di produzione. E oltretutto non avevano la flessibilità per gestire la variabilità della produzione, sia in termini di, di flussi che in termini dimensionali. E quindi, eh, diciamo, portava a dei sistemi giganteschi, mi viene da dire, che erano altamente inefficienti. Eh, con l'adozione eh, del sistema basato sui carrelli a guida laser, posso dire che abbiamo avuto. Sul, sulla stessa fase di processo una riduzione dei consumi energetici superiore al 30%. Ma aggiungo anche altre due cose, che sono, dal mio punto di vista, altrettanto importanti. Le, eh, I servizi e le attività sia di manutenzione che di pulizia legate a, alla presenza di questi trasporti a rulli motorizzati era molto più onerosa, complicata e anche rischiosa rispetto alla manutenzione e alla pulizia eh, dei carrelli a guida laser. Eh, senza, senza dimenticare anche la possibilità poi nel tempo con i carrelli a guida laser di cambiare percorsi, di cambiare anche eh, modalità di funzionamento che ovviamente eh, i, i sistemi più tradizionali non consentivano di fare. Grazie mille Alessandro per eh, la tua risposta e per il tuo approfondimento. E, mh, il tempo sta stringendo, ci rimangono ancora pochi minuti prima di chiudere questo intervento, eh, delle domande e risposte, e poi dopo rispondere alle domande magari che, eh, alle quali non abbiamo risposto eh, nei giorni seguenti. E, questo che tu hai detto mi ha fatto venire in mente un altro piccolo collegamento, eh, stiamo per passare la parola a Vittorio che ci parlerà eh, del carico camion. E, però eh, oltre al carico camion chiederei a Vittorio eh, anche questa, eh, questo approfondimento. Eh, da alcuni anni Elettrico 80 ha iniziato eh, principalmente anche possiamo dirlo per volontà dei propri clienti a implementare eh, magazzini automatici ad alta densità. Quindi quelli, que Scusate il termine, questi scatoloni che vediamo ogni tanto anche passare autost in autostrada molto alti che contengono eh, numeri molto importanti di bancali e proprio ci aiutano a migliorare quella che è la capacità di stoccaggio all'interno delle nostre aziende. Eh, è una tecnologia che esiste da molto tempo, quindi magari la domanda ci si chiede come mai eh, questo gruppo ha iniziato a implementare questo tipo di tecnologia. E, come abbiamo visto nel video precedente, Abbiamo appena parlato di flessibilità e quindi eh, poi Vittorio approfondirà l'argomento sicuramente sui carrelli e le GV legati al magazzino automatico e alla flessibilità che siamo riusciti a portare anche in questa tecnologia già esistente ma sicuramente ottimizzata. Quindi, Vittorio, carico camion, magazzini automatici, a te la parola per un approfondimento. Grazie. Allora, Carico automatico dei, dei camion è un argomento discusso e anche praticato noi. E oggi diciamo quello che possiamo dire è tecnicamente possibile farlo, però dobbiamo ragionare dove è possibile, dove il ritorno dell'investimento lo si giustifica. E quindi, oggi noi abbiamo moltissime applicazioni negli Stati Uniti, dove il carico camion è d'abitudine in quasi tutte le aziende, però il loro sistema di trasporto interno e di concezione delle aziende, in cui tutte hanno, hanno la certezza di avere il camion nel momento che serve giustifica questo investimento. Ancora in Europa in Italia in particolar modo eh, vanno analizzati, però quello che possiamo dire è che noi tecnicamente siamo in grado di farlo in qualsiasi condizione, però non sempre l'investimento è giustificato dalle problematiche che ci sono eh, dei trasporti nostri nazionali, di come lavorano le aziende, di come arrivano gli ordini, c'è tutto un sistema che è, è più complesso. Invece lì... Eh, da un argomento che è importante, io e, ed Enrico eh, ci abbiamo sempre ragionato, perché dobbiamo fare questi scatoloni? Ne abbiamo detto: noi abbiamo sappiamo che servono anche i magazzini intensivi, però a noi non piacevano i sistemi che erano rigidi, che una macchina poteva, o, o addirittura un, un trasporto potesse fermare un'intera fabbrica. Quindi abbiamo concepito, lì dobbiamo fare per dimostrare che vanno fatti in modo diverso. Quindi abbiamo concepito come un sistema libero dove attraverso i carrelli li alimentiamo e spediamo. Quindi qualsiasi macchina, anche di queste, i magazzini intensivi, nel nostro concetto non deve mai fermare niente o solo se stessa. Questo modo ci ha dato sicuramente successo perché in pochi anni abbiamo fatto tantissime installazioni, Enrico forse le conta meglio di me, ma sono 30. veramente tante e abbiamo avuto molto successo ma proprio con la nostra filosofia di lavoro di fare in modo che una fabbrica, un magazzino intensivo, non, deve essere mai, non ci desse mai un collo di bottiglia, un qualcosa che ferma completamente la fabbrica. E quindi sono necessari, dico ancora di più, che il magazzino intensivo spesso giustifica anche un carico automatico del camion perché si può in velocità caricare il camion andando a prelevare i pali da questo magazzino intensivo ma ritorno a quello che ho detto prima, eh, va visto nell'ambito della gestione di una fabbrica, della spedizione, di chi, di chi fa i trasporti. Grazie Vittorio per questa risposta, siamo proprio quasi al termine di, di, di questa fase. E, mh, vedevo tra le domande ricevute, darò una breve risposta io. Abbiamo ricevuto anche la domanda, siete in grado di simulare in fase di prevendita eh, la fabbrica nella sua completezza? Eh, rispondo, è un argomento che richiederebbe molto tempo, rispondo in maniera molto pragmatica e veloce per poi avere la possibilità di approfondirlo. Su necessità questo argomento anche nei prossimi giorni la risposta è sì, siamo in grado eh, di simulare la fabbrica, eh, abbiamo un sistema di simulazione per eventi discreti, quindi non solo simuliamo la fabbrica ma siamo in grado di simulare periodi di tempo, i picchi, le stagionalità anche all'interno della fabbrica, una volta eh, lavorato insieme al nostro possibile futuro cliente con i dati e tutto questo siamo in grado di farlo al 95% d'efficacia. È uno strumento fondamentale in fase di, di approccio e di studi eh, importanti e grandi e sicuramente eh, questo argomento come ho già ripetuto può essere ulteriormente approfondito ma credo che questa risposta possa, già, possa dare già un'idea del nostro livello di simulazione eh, attuale. Eh, io proprio perché il tempo stava per finire chiederei gentilmente a tutti gli ospiti magari eh, una frase o un paio di frasi di saluto con le quali lasciare il nostro pubblico ricordando che abbiamo parlato di sostenibilità, abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo parlato di questa integrazione tra... Eh, queste due parole in un contesto di fabbrica e quindi anche poi eh, sicuramente di come giochiamo il nostro ruolo per un futuro. Diciamo che oggi abbiamo buttato un sasso nello stagno, nel lago e iniziamo a vedere le onde che si possono espandere. Sicuramente eh, di questo sono certo che in, in, entrambe queste aziende qui presenti continueranno a lavorare per il futuro con eh, una grande attenzione a questo tema. Passerei in questo momento la parola ad Alessandro per poi passare a Enrico e a Vittorio, e finendo col salutarci a breve, insomma. Alessandro, a te la parola. Sì, grazie Gabriele, non è facile chiudere diciamo, una tavola rotonda di questa portata, soprattutto su un tema, su un tema così importante, su un tema fondamentale, e ormai eh, nessuno può, può prescindere da, dall'avere la sostenibilità a 360 gradi eh, all'interno di tutto quello che fa. Appunto, per avere un futuro migliore eh, non solo per noi, ma per le generazioni future. E mi piace ricordare una parola del signor Pietro, una frase scusate, del signor Pietro Barilla che diceva: Tutto è fatto per il futuro, andate avanti con coraggio. Eh, questo, questo ci dà veramente anche lo spirito eh, che, che deve permeare anche le decisioni così importanti come quelle legate agli investimenti e legate a, a un approccio imprenditoriale delle nostre, delle nostre imprese. Grazie Alessandro e grazie per la tua eh, partecipazione qui con noi, che per noi è stato sicuramente un motivo d'orgoglio e di grandissimo pregio averti qua. E passerei la parola al presidente Enrico Grassi, magari anche, anzi già immagino, un messaggio per i nostri giovani <ride> e per il futuro. Oggi è chiaro che noi eh, ci troviamo su una sponda buona, nel senso che questo virus ha messo in croce tante attività, tante aziende e questo sicuramente dispiace, moltissimo dispiace particolarmente anche al sottoscritto perché conosce anche tante persone che siamo anche amici, però eh, noi quello che possiamo dire è che queste tecnologie oggi messe a disposizione, che io non conoscevo, che potevo oggi raggiungere, tante persone che possono avere bisogno delle nostre attività in modo così chiaro perché abbiamo veramente tanti prodotti e tante soluzioni applicate nel mondo e questo mi, fa, mi dà grande coraggio di continuare ancora perché vuol dire che se noi cresceremo eh, sarà occupazione eh, giovanile e che è quello che è il motore dell'Italia. Allora avanti con coraggio e supereremo anche questo momento difficile e dico coraggio a tutti quelli che stanno soffrendo che prima o poi finirà questo casino. Grazie Presidente, e a te la parola Vittorio, ma c'è poco da aggiungere. Io quel che dico è che come azienda, ma qui siamo due aziende, ma... Probabilmente tante altre come noi pensano che dobbiamo cambiare il nostro futuro, dobbiamo renderlo più vivibile. Noi stiamo lavorando per questo, noi facciamo della robotica, ma lo facciamo in funzione di ridurre il lavoro fisico delle persone, di creare nuovi posti di lavoro, perché la tecnologia sta creando nuovi posti di lavoro. Prima il dottor Spadina ha accennato al fatto che effettivamente nel 29 erano spariti, ne sono tornati altri. Oggi veramente è un momento, è chiaro che dobbiamo lavorare sulla formazione dei giovani e delle persone, non si improvvisa, questo è un rischio che c'è in questo periodo, ma noi come azienda lavoriamo per creare nuovi posti di lavoro con nuove tecnologie istruendo i giovani e questo è il nostro compito. Grazie a tutti, grazie a tutti voi che ci avete seguito e grazie anche per il futuro a quelli che ci seguiranno, che non sono riusciti a partecipare a questa diretta live ma che vedranno il video in seguito e saremo come vi abbiamo già detto ben felici di rispondere anche alle altre domande alle quali non abbiamo risposto. E con l'augurio di un futuro migliore e più sostenibile anche io saluto tutti e mi raccomando stay safe. Grazie e Grazie. buona giornata. Bene.